Stefano Zaino, è il momento, inizia sto campionato, tutti fanno previsioni, tutti i numeri, griglie di qua e di là. Ma tu come lo vedi il campionato della Sampdoria dopo quest'estate turbolenta non sul campo ma in altri campi? Ma sono abbastanza preoccupato, dico la verità, nel senso che lo vedo in corrispondenza all'approccio, voglio dire, che ha avuto, perché come hai detto giustamente te, è stata un'estate in cui sembra che il tifoso sia dimenticato che c'è una stagione che sta per iniziare, perché pensa soltanto alla vendita del club, a Vialli che dovrebbe arrivare da un giorno all'altro, ogni giorno si dice che la trattativa è chiusa, in realtà la trattativa al momento, almeno di cui stiamo parlando, non è ancora chiusa, e nel frattempo si è creato però una sorta, a mio avviso, di cortocircuito. Perché la squadra è largamente incompleta, il mercato da almeno un mese e mezzo è bloccato, non, Di Francesco vorrebbe tre pedine di rinforzo e non le ha avute, quindi chiaramente comincia a spazientirsi, Osti cerca di fare ma non ha in questo momento il via a degli investimenti sostanziosi, proprio per la situazione di incertezza che regna all'interno della società e quindi secondo me in questo momento la Sampdoria non ci arriva, a mio avviso, preparata dove era il campionato. Sul campo, Di Francesco questa situazione tu ce l'hai già mezza spiegata, ma come la prende realmente l'allenatore che viene da quel bailame romano, si ritrova in altro bailame con un altro Allora, dico la romano? verità, da conoscitore abbastanza profondo dell'ambiente Sampdoria, però nel caso specifico Giampaolo lo conoscevo molto bene, Di Francesco è nuovo anche per me, quindi non posso sapere bene nell'intimo cosa lui stia pensando adesso. Posso andare a sensazioni, gli era stato promesso per esempio un paio di esterni a rinforzo, non è arrivato nemmeno uno. Secondo me lui non è contento in questo momento, soprattutto perché non riesce a mettere in campo la Sampdoria che aveva in testa o che vorrebbe progettare. Poi si sa, il campo è strano, per cui magari domenica affronti la Lazio, fai la partita della vita e magari vinci, però secondo me in questo momento è una squadra con delle lacune e che vanno entro il 2 settembre con il mercato colmate. Tutto sulle spalle di Quagliarella. Per esempio, questo è uno dei punti interrogativi perché l'anno scorso Quagliarella ha fatto di più del lecito, perché è chiaro che quando tu hai un centravanti speri sempre che vada in doppia cifra. Un conto è andare in doppia cifra, un conto è fare 26 reti. Insomma, che vuol dire? Non dico in tripla cifra perché è impossibile, però insomma è molto più della doppia cifra. Sperare che Quagliarella si ripeta agli stessi livelli mi sembra francamente un'utopia, ma lo dico per il valore del giocatore che è alto, però insomma chiedere 26 gol non è difficile, in più ha un anno in più. Secondo me, ripeto, questa squadra dovrebbe avere, però secondo me si parla tanto dell'attacco, se dovessi dire a mio avviso dove non è ancora all'altezza, a mio avviso nel reparto difensivo, cioè non nei singoli in sé magari, ma nel lavoro di squadra a livello difensivo e nel centrocampo, cioè è una squadra comunque da sistemare. Senti, la domanda dalle 100 pistole, tu sei quello che lo conosci meglio di tutti, De Frè. Può servire al Genoa la Allora, Sampdoria De che c'è Frè, questo ma io lo conosco ballottaggio? bene De Frè, ma De Frè è un mistero, perché francamente ne parlavo anche oggi con dei colleghi. Cioè, De Frè è stato, l'anno scorso nella Sampdoria ha fatto 11 reti, ha fatto un ottimo campionato, è vero con un blackout centrale, però ha iniziato molto bene, ha finito molto bene, comunque è andato in doppia cifra. Sicuramente è stato utile alla causa, c'era già un prezzo prefissato praticamente per il riscatto, in più era andato via Giampaolo, era arrivato Di Francesco, si diceva, è stato al Sassuolo con lui, è stato alla Roma, sembrava quasi un passaggio obbligato al riscatto, non è stato riscattato. Ora, dopo un mese e mezzo che è caduta l'opzione, viene fuori il nome di De Frè. Secondo me De Frè è utile alla Sampdoria, come potrebbe essere a mio avviso utile al Genoa, perché sa fare sia l'esterno che il centravanti, quindi può andare bene in un 4-3-3, può andare bene in un 3-5-2. Quello che però mi fa un po' pensare è che mi sembra un po' un simbolo nell'ambito della Sampdoria di confusione, evidentemente, se all'epoca non lo hai riscattato e ora torni alla carica per prenderlo. Buon campionato Stefano, ti toccherà più scrivere di politica calcistica che di calcio alla fine. Intanto io mi augurerei di non scrivere più di finanza, perché non so se ne sono capace, ma è 6 mesi che parliamo di numeri, di bonus, parte fissa, parte variabile, percettore del club. Vorrei che la Sampdoria trovasse un po' di pace, un po' di stabilità societaria e credo che questo poi aiuterebbe molto anche sul campo. Grazie. Grazie.